In questo tutorial vediamo come si preparano le domande del tipo trascina e rilascia del testo su una immagine. Dopo essere andati nel corso, vado a cercare deposito delle domande e quindi clicco su Crea una nuova domanda. Vado a selezionare Trascina e rilascia su un'immagine, quindi clicco su Aggiungi. Inserisco il nome della domanda, immagine, qui trascina il testo corretto sull'immagine. Inserisco l'immagine nello spazio che mi propone il sistema, cioè qui dove dice immagine di sfondo. Scegli il file. Clicco su File Upload e quindi scegli File. Vado a scegliere la cartella in cui si trova l'immagine che voglio inserire è questa. Apri, carica questo file. Punto, clicco su elementi trascinabili. Rimescola gli elementi trascinabili ad ogni tentativo di risposta. Qui devo scegliere il tipo di elemento trascinabile tra immagine oppure testo. Sceglierò testo, fa parte del gruppo 1 e scrivo il testo Van Gogh. Elemento trascinabile 2, scriverò Klimt. Elemento trascinabile 3, scelgo sempre testo trascinabile e scriverò Monet. Poi ancora un quarto elemento trascinabile, scriverò Picasso. Infine, un quinto elemento trascinabile e scriverò Matisse. Potrei aggiungere altri elementi trascinabili, però mi fermo qui. Poi area di rilascio. Qui devo scrivere la posizione in cui viene collocata la casella in cui bisogna inserire il testo trascinabile. Inserisco dei numeri indicativi, poi 20, posizione 20 pixel a partire dall'angolo in alto a sinistra, elemento trascinabile Van Gogh, poi area di rilascio 2, metterò qui 40 e 40, elemento trascinabile Monet. Nella terza area di rilascio 60 e 60 posizionata in questa posizione e metterò l'elemento trascinabile Klimt. Quindi salvo le modifiche. Torno ad aprire la domanda per posizionare correttamente le caselle in cui trascinare gli elementi, quindi clicco sull'icona Modifica. Faccio scorrere fino ad arrivare all'immagine che
che ho inserito. Ecco qui le caselle in cui inserire le risposte corrette. Questa la trascino sul dipinto di Klimt. Questa la trascino sul dipinto di Monet. E questa rimane su questo di Van Gogh. Ecco, sono posizionati correttamente. Ora posso salvare le modifiche. Guardo la domanda come si presenta in anteprima. Trascina il testo corretto sull'immagine. Avrei potuto scrivere una frase più significativa. Individua l'autore del dipinto, però possiamo modificarla. E poi su questa metto un autore sbagliato. Invia. Il sistema dice: hai selezionato correttamente due risposte su tre. Rifaccio la prova. Van Gogh, Monet, Klimt. Invia. Ecco. Ancora risposta corretta. Rifaccio la prova. La posizione dei testi da inserire è sempre diversa, ordinata in modo casuale.